parte a questa iniziativa della PIT e di Social Pubblica. Un ringraziamento a tutti, all'assessore regionale trasporti Gianmarco Moro, all'aggregato commerciale dell'ambasciata cubana in Italia Guillermo Lasso, al consigliere di amministrazione di Arca Montebello, ai vertici aziendali, dall'ingegner Riezzi, direttore dell'area tecnica di Arca, all'ingegner Salvatore, che non vedo, eccolo qua, al direttore dell'ARPA di Teramo, dottor Stromei, che gentilmente ci ospita, e al direttore dell'ARPA di Giulianova, dottor Tirimano, al segretario della FIP regionale Luigi Scaccialepre e in particolar modo a tutti i familiari dei colleghi che ci hanno prematuramente lasciato e ai quali dedichiamo questa serata. E anche a tutti i colleghi in servizio, e vedo tante teste bianche, sono in pensione. E questo è veramente un piacere. Oggi noi realizziamo un sogno, anzi, un doppio sogno. Noi lavoriamo a questo progetto da circa un anno. E questa sera possiamo dire che questo progetto si è realizzato nel migliore dei modi. Oggi questo doppio sogno lo dedichiamo sia ai ragazzi che stanno al di là del globo, ragazzi cubani che vivono una situazione di difficoltà. Poi sicuramente il presidente di Social Cuba entrerà più nel merito. Vivono dall'altra parte del globo, ma con questa iniziativa li sentiamo molto vicini. Si riducono le distanze con questo gesto di solidarietà. E allo stesso tempo ricordiamo i quattro colleghi che purtroppo troppo presto ci hanno lasciato e ai quali dedichiamo questi quattro autobus. E non mi voglio limitare solamente a ricordare i quattro colleghi, purtroppo le questioni avevamo solamente a disposizione quattro autobus, però mi sembra giusto e doveroso che questa sera noi ricordassimo tutti i colleghi che prematuramente ci hanno lasciato, alcuni dei quali ci hanno lasciato mentre svolgevano il proprio dovere sopra un autobus. Il motto di questa iniziativa è: con la solidarietà un trasporto migliore è possibile. Questo è il motto che abbiamo usato, l'abbiamo scritto in spagnolo, perché appunto quando questi autobus gireranno per le strade di Cuba si potrà capire qual è il segnale. Perché siamo più convinti che con un gesto solidale possiamo stare sempre più vicini a chi ha meno possibilità, chi vive situazioni di precarietà, chi vive situazioni di disagio, soprattutto in questi momenti di crisi. Il progetto è stato portato avanti da Social Cuba e dalla FIT provinciale. È stato veramente duro. Ce l'aspettavamo molto più semplice,
Invece quando abbiamo visto di fronte c'erano tante cose da realizzare, però alla fine ce l'abbiamo fatta. E credo che la FILT fin dal primo momento, oramai la FILT provinciale lavora in sintonia con Cuba, con l'associazione Social Cuba che ha progetti di solidarietà con Cuba. E noi non potevamo tirarci indietro su un progetto che parla di mobilità, è il nostro pane quotidiano. Quindi quando con Lanfranco in una riunione a Cuba con il presidente della provincia di Pinar abbiamo lanciato questa idea, viene da lontano, circa 4 anni fa, e ogni volta che l'ARPA dismetteva gli autobus cercavamo di posizionarci e di trovare le risorse. Questa volta le abbiamo trovate, sia la disponibilità da parte della proprietà e sia la disponibilità da parte del governo cubano attraverso l'ambasciata cubana in Italia e in particolar modo di Guillermo Lasso, abbiamo trovato le risorse, perché e la difficoltà oggettiva è stata proprio questa, trovare le risorse per poter inviare questi autobus a Cuba, che ripeto li invieremo via nave, li dovremmo trasferire a Livorno, quindi poi proseguiranno via nave verso Panama, perché la nave non può attraccare a Cuba, altrimenti rischia l'embargo del governo statunitense. Quindi ci sarà un trasbordo degli autobus da Panama su un traghetto che fa Panama-Havana, e quindi questo ha un aggravio anche ulteriore di costi. Torniamo al progetto. Io credo che questo sia stato un bel gesto, un gesto che ha coinvolto tutti quelli che sono venuti a conoscenza di questa cosa. È stato un gesto condiviso da tutti e ha lasciato il segno. E ci tengo a ribadire, lo annunciavo prima all'assessore Mora, questo è stato un gesto che ha abbattuto tutti gli steccati politici, sindacali, perché c'è stata veramente la partecipazione di tutti. È stato bello vedere tanta gente, tanti colleghi stringersi intorno a questo progetto. C'è stata una vera e propria gara di solidarietà. E io veramente li voglio ringraziare tutti quanti, ad uno, perché ci sono lavoratori che prima hanno svolto il lavoro in azienda e poi, ritagliandosi, tralasciando il loro tempo libero, si sono resi disponibili a noi per poter aggiustare questi autobus. Dicevo, il progetto è partito da lontano e quando c'è stata l'opportunità, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo chiamato la proprietà, abbiamo chiamato l'assessore Morra se era disponibile a questo progetto. Perché le dicevo gli steccati? Perché credo che quando si parla di Cuba, sa, un po' di timore c'è. C'è un'informazione distolta di quel paese. E quindi le nostre iniziative sono volte anche a far capire come stanno veramente le cose. E devo dire con sincerità che l'assessore non se l'è fatto ripetere 2 volte. Cioè la proprietà ha dato mandato affinché 4 autobus venissero destinati a questo progetto. E quindi lo ringrazio di nuovo immensamente. Dopodiché abbiamo trovato le porte aperte anche in azienda. L'ingegner Iezzi ha messo a disposizione tutte le risorse per far sì che l'efficienza di questi mezzi venisse veramente al massimo.
ci sia, ci hanno lavorato affinché questi autobus funzionassero al meglio, e anche l'ingegner Salvatore. Dopodiché, nei distretti, c'è stata veramente quella rincorsa che dicevo alla solidarietà, e li vorrei ringraziare ad uno. L'ingegner Chiulli, ingegner capotecnico di Giulianova, si è messo veramente a disposizione dell'associazione. L'officina di Teramo, con a capo Gianfranco Di Marco, veramente ha svolto un lavoro egregio, veramente esemplare, così come tutti i lavoratori. E vorrei ringraziare anche tutte quelle aziende che si sono rese disponibili, ad esempio chi ha permesso che venissero attaccate queste scritte sugli autobus, e mi riferisco alla società In Giro Pubblicità, che veramente è stata disponibilissima. Pensate che non ha voluto nemmeno un euro per la realizzazione di queste scritte. Veramente un ringraziamento a quella società. Dopodiché vorrei ringraziare anche le altre aziende, l'azienda Tessitore, la carrozzeria Tessitore, la ditta Vagnozzi, che ha reso disponibili i propri operai, le proprie officine per tutte quelle cose che ci necessitavano per aggiustare questi autobus. Spero di non aver dimenticato proprio nessuno, e quindi sì, dimenticavo i ragazzi della ditta Sistema, che hanno svolto il lavoro di pulizia degli autobus. Quindi con questo io ho terminato la presentazione di questa iniziativa, e ora do la parola a Lanfranco Lancione, presidente di Social Cuba. Dopo mesi di lavoro viene la parte più difficile, il parlare. Noi siamo gente di campo, nel senso che scendiamo in campo tutti i giorni, non in quel senso, perché ci siamo capiti. Siamo abituati a lavorare e a lavorare in silenzio. A volte però ci tocca inevitabilmente di far partecipe gli altri del lavoro che facciamo. E questa è una di quelle volte. Ma Social Cuba viene non da lontanissimo, ma da lontano. Oramai sono quasi 10 anni che stiamo lavorando con l'ambasciata di Cuba in Italia, con il governo di Cuba, nella realizzazione di una serie di progetti, che erano partiti piccoli progetti e a noi ci sembravano già grandi allora, poi man mano sono cresciuti, non è che siano diventati chissà che cosa, però sono progetti che in qualche modo riescono a trovare soluzione a piccoli e grandi problemi di un popolo che soffre da 50 anni per, noi diciamo, un ingiusto embargo. I cubani dicono un ingiusto bloccheo, perché non è un embargo, è un bloccheo, è il blocco totale di tutte le attività che un popolo può svolgere, esercitato dall'impero, dalla più grande potenza economica e militare che il mondo abbia mai conosciuto, e non solo, anche dai suoi amici. Quindi tutto quello che Cuba vorrebbe fare viene in qualche modo inibita da questa situazione. Diceva Aurelio, il trasporto dei pullman, ma è successo già anche con il trasporto dei container, che sistematicamente inviamo carichi di materiali cubani a Cuba. Le navi partono da qui, ma non attraccano a L'Avana, attraccano a Panama, perché se no si attraccano direttamente a L'Avana, poi devono stare 6 mesi senza poter attraccare in porto statunitense. E capite che è una cosa veramente disumana, soprattutto nella situazione in cui il mondo si è risolto in questi ultimi 20 anni. Prima poteva avere un senso, oggi l'accanimento veramente è incomprensibile, tant'è che
Giovanni Paolo II prima, il Benedetto XVI qualche mese fa, ha detto che l'embargo è una situazione da superare perché è ingiusta, non ha più senso, oggi non c'è più motivo di mantenerlo. Però il dato di fatto è questo e noi continuiamo a lavorare in silenzio nel tentativo di risolvere qualche piccolissimo problema. Dicevo, qualche anno fa abbiamo iniziato questa avventura dei reduci, oramai ce ne sono pochi, vedo solamente Gabriele Pizzi che è uno dei soci fondatori, ma gli altri non sono presenti ma sono quasi sempre partecipi, e abbiamo avviato questo percorso di collaborazione e di solidarietà, una serie di piccoli progetti, l'ultimo dei quali molti di voi lo ricorderanno, è stato il sogno di Mario. E poi il sogno, diceva anche Aurelio, è una situazione costante di Società Curva, perché ogni volta che partiamo per fare un progetto è come se partissimo per un sogno impossibile e irrealizzabile. Poi non si sa com'è, grazie all'impegno che mettono i compagni, grazie alla partecipazione della gente, grazie alla solidarietà, alla disponibilità delle istituzioni, una serie di cose, poi alla fine si realizza. L'ultimo sogno è stato appunto il sogno di Mario, che si è concretizzato, per dirla brevissime, in pochissime parole, nella costituzione di un'aula multimediale nella scuola dell'ambiente di San Andrea, che è un piccolo paese della provincia di Pinar del Rio. E ora dovremo mettere in contatto, questo è un altro sogno, ma si realizzerà anche questo. Dobbiamo mettere in contatto quei ragazzi della scuola media di San Nicolò e farli discutere di ambiente e di ecosostenibilità. Il progetto non era mai partito per doppi motivi, perché i ragazzi più fanno erano i computer. Quando abbiamo portato i computer a Pinar del Rio, i ladri hanno rubato i computer della scuola Giovanni XXIII di San Nicolò. Ci siamo punto a capo, ma adesso troveremo anche un modo per superare questo problema. Un'altra, poi i progetti sono andati avanti, quest'anno stiamo sviluppando uno esageratamente impegnativo, che è quello di portare i ragazzi degli allievi del San Nicolò Calcio a partecipare a un torneo a Pinar del Rio, che è la Coppa dell'Amicizia, un torneo di calcio che si terrà dal 14 al 22 di settembre. Abbiamo messo in campo una serie di iniziative, stiamo lavorando da mesi per questa cosa, per ripetere i fondi, perché per garantire a tutti i ragazzi la partecipazione a prescindere dalla possibilità di papà di finanziare la vacanza del figlio, quindi tutti saranno messi nella condizione di poter partecipare. E stiamo sviluppando questa iniziativa. A settembre andiamo, il gruppo è aperto, chi vuole aggregarsi per noi è un grande piacere, perché l'unico modo per capire Cuba è vivere. L'unico modo per sapere cosa succede veramente a Cuba non è quello di farselo raccontare dalla televisione, ma andare a verificare personalmente. Voi vedete alle spalle, per ogni pullman c'è una sorta di destinazione: il Ministero della Cultura Lavana, Ministero della Cultura Lavana, Ministero della Cultura Lavana. E poi il fondo dice Accademia di Arte Plastica di Pinar del Rio. Da Lavana, 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 per noi che siamo legati a doppia mandata a Pinar del Rio, la cosa sembra un po' stridente. In realtà è un filo unico conduttore, che è quello dei trasporti e quello della mobilità urbana, per dirla con una diretta Aurelio. E in più abbiamo questo rapporto forte con l'Accademia di Arte Plastica, dove due anni fa abbiamo inviato una collezione di quadri di Giuseppe Fiducia, che erano di proprietà di Tommaso Orsoni di Teramo, che avendo oramai un'età avanzatissima, oltre 90 anni, non avendo nessuno a cui lasciare questi quadri, ha deciso che voleva donare tutto quello che aveva al popolo e al governo di Cuba. Noi siamo messi in mezzo a questa cosa, abbiamo caricato tutto su un container, abbiamo portato 60 quadri di Giuseppe Fiducia e l'abbiamo donato all'Accademia di Arte Plastica. Poi purtroppo Giuseppe Fiducia ha avuto un incidente
qualche mese dopo sull'autostrada è venuto a mancare e non ha potuto vedere queste sue opere esposte nella scuola cubana. Io spero che questo pullman possa essere il mezzo di trasporto dei nostri ragazzi ragazzi del San Nicolò, quando arriveranno a La Habana, possa essere il mezzo di trasporto per la loro vacanza e per la loro attività sportiva. Se non dovesse succedere, useremo il pullman della scuola dello sport di Pinari, che per noi va benissimo, anzi ci fa vivere meglio la situazione, perché i nostri ragazzi questo pullman l'hanno già vissuto, voglio dire, insieme a un altro. E poi che dire, io volevo ringraziare, oltre all'assessore Morra e all'ingegner Diezzi, l'ARPA, i lavoratori dell'ARPA, insomma tutti quanti, in modo particolare, veramente di cuore, l'ingegner Salvatorelli, che ha dovuto sopportarmi in questi mesi, perché a volte siamo anche un po' presi malamente perché non riusciamo a capirci. Poi ci siamo guardati in faccia e cioè, finalmente abbiamo risolto questa cosa e lui si è liberato di me. Però siccome pare che l'ARPA debba dismettere altri pullman, adesso abbiamo una base e sappiamo benissimo come muovere. Grazie ingegnere, grazie per essere stato. Io credo che possiamo proseguire questa cerimonia. Possiamo dare seguito chiamando qui la signora Maria Di Francesco. E Umberto adesso andranno verso quell'autobus e scopriranno la targa ricordo a Marco Curini e quindi ha saputo interpretare al meglio i valori della vita. E quando parlo di lavoro, di valori, intendo la famiglia, il lavoro, la solidarietà, l'amicizia e tutti i momenti conviviali, perché è stato anche un buon dirigente sportivo. Essendo un altruista, egli ha amato la sua famiglia, dimostrandosi sempre degno del suo essere padre e marito esemplare. È stato un professionista serio ed esemplare, stimato da dirigenti e colleghi tutti, punto di riferimento per tutti noi e in special modo per i più giovani. Marco è stato anche un esempio di solidarietà, partecipe in tutte le iniziative solidarie che gli amici della piazza, che è un'organizzazione di Montorno dove lui viveva, dove vivo io, che gli amici della piazza organizzavano di volta in volta. Ma certamente è stato un grande interprete del fondo collettivo ARPA, che è un fondo praticamente che noi gestiamo, sì, però lo so, che non si occupa essenzialmente di solidarietà in particolar modo tra di noi, dove per anni, anzi per lui, ne è stato il presidente e che rimane, scusate gli attuali dirigenti del fondo, rimane il presidente per eccellenza perché è stato sempre ben voluto. Posso dire che è stato stimato e da tutti i colleghi e dirigenti, il dottor Tim Marco, che è stato il suo dirigente, certamente potrà confermarlo. Con la sua prematura scomparsa abbiamo perso un collega premuroso, competente e affabile. Certamente voglio usare una parola che temo che non si usa più, e certamente è stato un valutore. La signora Maria Cecchini. Chiamo il dottor Tirimacco e Piccinini Neri. A ricordo di
Invito la signora Maria, il dottor Pirimacco, a scoprire il drappo. Leggo uno dei messaggi che Gianfranco, che conservo nel mondo di tutto, ci consegnava e scriveva al computer quando non è riuscito più a parlare. Cari dirigenti, cari colleghi, mi sono ritrovato a combattere con una malattia difficile, che all'inizio tutti mi dicevano: stai tranquillo, con i farmaci di adesso ci sono buone prospettive per andare avanti. Ma pur avendo consultato vari specialisti in materia, il risultato è sempre identico. Non esiste cura per fermare il Parkinson. Nel frattempo sono passati 3 anni. Ed è arrivato il momento in cui io malgrado fare la mia parte. Questo infatti ce l'ha dato in occasione del suo pensionamento. Insieme a mia moglie Maria voglio ringraziare tutti coloro che in qualche modo mi hanno aiutato, sostenuto e dato l'opportunità di sentirmi ancora utile all'azienda. Ringrazio il direttore App di Giulianova, dottor Vincenzo Di Rimacco, il direttore personale di Chiesa, dottor Paolo Iacolucci, ingegnere Edoardo Chiulli, la signora Maria Ciprietti, il capo movimento Nevo Piccinini Giuseppe Zavanelli e i colleghi Giuliano Lascenzi, Luigi Scaccialeva, Aurelio De Eugenio, Arturo Nasonara, Elio Ricci, Gabriele Donato, Gabriele Del Toro. A tutti i nominati nella presente e non, esprimo ancora un grazie da parte mia, di mia moglie Maria e mia amica Laura. Vi chiedo l'ultima cosa, di fermarvi a casa per prendere un caffè. Qualora vi troviate in passaggio, per loro questa occasione buona e arrivederci. Purtroppo molto spesso noi rivolgiamo parole di apprezzamento e mettiamo in risalto le buone notizie delle persone quando esse non ci sono più. Invece Gianfranco gliele abbiamo dette quando era con noi e continuiamo a dirgliele ancora ora che non c'è più. Gianfranco è una persona umile, onesta, sincera, tanto orgogliosa, dedicata alla famiglia e soprattutto innamorata del suo lavoro e degli altri, fino al punto di mentire se stesso pur di continuare a guidarlo. Ha tenuto per sé per alcuni mesi la scoperta della sua malattia. Non sarebbe mai sceso dall'autobus. Sempre meticolosa, riguardosa di quello assegnato e noi. Sempre presente la presentazione dei nuovi autobus che mano a mano negli anni l'azienda ha acquistato. Purtroppo la sua inesorabile malattia lo ha costretto a scendere dall'autobus e a collaborare presso l'ufficio della sede Giulianova. E non vi dico cosa non faceva. Spesso, ultimamente, conoscendo i suoi limiti, cercavo di non fargli vedere le cose da fare, ma appena si accorgeva del male fatto, si arrabbiava che a lui lo stipendio doveva guadagnarsi. Veramente uno. Questo era Gianfranco e questo sarà sempre nei nostri cuori. La signora Maria Grazia, vedova del collega Antonucci Marcione. Pietro, come Marco Curino, è stato per anni il presidente del fondo di solidarietà all'interno di ARPA ed è stato anche un dirigente sindacale della CGIL. Quindi lo ricordiamo con molto affetto. Prego Marcello e la signora Maria Grazia.
Cedro, Zapatino, Rocci Zapatino, Di Paolo, tanti. Quindi a ricordo di tutti che Zapatino leggerà un ricordo di tutti. Buonasera, scusate l'emozione, non so se ci riesco a dire le parole per il mio compito. Parlare tutto il mio amico e collega Pietro Cortellieri per me è una grande responsabilità, ma allo stesso tempo è un grande onore. Pietro era uno, chi lo ha conosciuto sa che uomo e collega era, persona garbata, corretta, precisa ed educata, mai una parola fuorposta, solo correttezza e compostezza. Sul lavoro era puntuale, preciso, disponibile, era per tutti i viaggiatori un amico e per i ragazzi un secondo padre o fratello maggiore. Sempre pieno di consigli e disponibile ad ascoltare e aiutare. Tutti i colleghi dell'ARPA che hanno lavorato nel suo paese o sono stati inviati a lavorare in Erito sono stati suoi ospiti graditi e hanno frequentato la sua casa e la sua famiglia. Pietro è stato un padre encomiabile, un marito presente, era per tutti l'immagine della correttezza. Sempre vivo resterà il suo ricordo ai nostri cuori. Passiamo al ricordo di Sergio Pecoraro. Chiamo qui la moglie Nicolina, lo ricorderà Antonino Nicolai e Pietro Artigiano. Io non l'ho conosciuto Sergio, però non sono bravo a presentare che mi emoziono così tanto. Però mi hanno detto che Marco è il figlio di Sergio. Conoscendo Marco, anzi, dice la frase che era. Quindi credo che Sergio Pecoraro è stata una grande persona, un grande combattivo. È stato anche un dirigente di questo sindacato e quindi lo ricordiamo con piacere. Quindi